ragazzi, sono Zayn e sono qua in lobby. E sì, questa lobby si chiama Desktop. Grandissimo Zayn, sempre sveglio. Tra l'altro sì, sto registrando alle 5.50 del 31 dicembre. Comunque, a parte gli scherzi, ragazzi, oggi andremo a reagire, come avete anche letto dal titolo, ai 10 migliori giocatori in Europa di quest'anno. Quindi veramente, ne vedremo delle belle. E lasciate subito mi piace entro 20 secondi, perché se lasciate mi piace, l'anno prossimo avete una piccola possibilità di essere anche voi in questa lista. Quindi fatelo adesso. Ed eccoci qui ragazzi, nella classifica. Questa qua che state vedendo in questo momento è la classifica dei migliori 10 giocatori in Europa del 2018. E come potete vedere ragazzi, il primo giocatore migliore in Europa nel 2018, quindi nel primo anno di Fortnite, era ragazzi Mitro, con 5 primi posti nei tornei, 3 terzi posti e 2 quarti posti. Comunque medaglia di bronzo per Mitro. Al secondo posto ragazzi c'era Kinsar, poi Skype, poi Devic, poi Tygoski, Domentos, Zappian, Hopek, Madsen e Majin. Moltissimi di questi ragazzi non so uno come si pronunciano, perché non li ho mai più sentiti, e due non so che fine abbiano fatto. Ad esempio Zappian non so chi sia, ma adesso lo scopriamo. Oh, c'è la sua faccia? Ah no, è di lui. Hopek gioca ancora. Eccolo qua, il nostro Zappian. Vabbè, comunque questa qua ragazzi era la classifica del 2018. Passiamo subito alla classifica del 2019, che vi assicuro che è cambiata veramente un sacco. Infatti al primo posto ragazzi abbiamo Benji, al secondo Mongra, al terzo Mitro, al quarto Crew, Chapix, Aqua, Stompy, Wacky, Savage e CRR. Che tra l'altro ragazzi vi ricordo che il 2019 è stato l'anno della World Cup, che ha vinto Buga e Aqua in Europa, la duo. Aqua ha vinto appunto la World Cup, però la World Cup non dà tantissimi punti, quindi comunque è sesto, ma dà tantissimi soldi. E passiamo subito al 2020, perché dal 2019 al 2020 c'è un cambio drastico dei giocatori, soprattutto per il primo posto, perché sappiamo benissimo che nel 2020 ragazzi c'è stato un piccolo giocatore che è apparso dal nulla, così pam 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 è apparso. E infatti sto parlando di Tyson, che è arrivato ragazzi primo nel 2020 per PR. Poi c'era Janet, Sandilex, Benji da primo è arrivato quarto, Savage quinto, poi c'era Thomas, Resonai e Mongrel ragazzi da secondo è arrivato ottavo, che comunque vuol dire che è rimasto un ottimo giocatore, ha fatto bene le sue cose. Mitro ragazzi dopo 3 anni ancora in top 10. Infatti Mitro penso che sia il giocatore più completo della storia negli anni passati, perché comunque in tantissimi anni è sempre stato veramente altissimo. E poi adesso è stato superato da un certo ragazzotto che adesso scoprirete. Ora passiamo alla classifica del 2021, ma fin da subito ragazzi vi avviso che non vi farò vedere i giocatori all'inizio, non voglio spoilerarli. E questa qui è la classifica ragazzi dei migliori giocatori in Europa del 2021 all'alba delle 5.55 del 31-12. E questa qua ragazzi è la classifica. Sì, lo so che la state vedendo censurata, però datemi un attimo. Detto questo ragazzi, al decimo posto c'è un giocatore polacco che si chiama Setti, che bene o male conosciamo più o meno tutti, possiamo dire così. Quindi ci andiamo a vedere un suo montage, l'ultimo montage che ha caricato. Penso che non ci sia. Non c'è. Oh, vecchio, non parlare. Vecchio, guardiamolo come si gioca, ragazzi. Migliori meccaniche, ha scritto Setti. Vediamo durante la nuova season anche come gioca, con che armi gioca, eccetera, eccetera. E vediamo appunto come un giocatore così forte gioca durante una season dove appunto si può sparare e uccidere chiunque. Vediamo un po', ragazzi. Anche Setti comunque è un bel maialino, spara di continuo anche lui. Per adesso non abbiamo ancora visto nessuna clip interessante. Vediamo che c'è. Vabbè, tranquillissimo. Vuoi vedere una clip bella? Setti, fammi vedere una clip bella. Dai, cazzo, Setti. Ok? Triple hit velocissimo. Ok, lui, ragazzi. Attenzione, Setti, ragazzi, già sta partendo per masserare la scivolata. Ok, bello sto cono. Ci prova in tutti i modi a piscontrollare qualsiasi cosa possa piscontrollare. Allora, sopra, comunque è velocissimo a pizzare le robe. Vabbè, giustamente è un pro player. Però, comunque, ha dei riflessi ottimi. Ok? Questo qua, ragazzi, sono le sue meccaniche, scende giù e se lo porta a casa. Questo qua ragazzi è Setti, molto molto forte il campioncino qua. I suoi tasti sono un muro sul tasto laterale del mouse, V, pavimento, l'altro tasto scala e il cono su shift. Tanto non mi sa che ho più punti di lui ragazzi. Ah no, sto video è vecchissimo, no niente. Piccoli sonni infranti di Zayn. Ma che dice? Vediamo come lo laser in aria, ha una buona mira? Direi proprio di sì signori, direi proprio di sì, sì. Eh sì ragazzi, Setti ha una buona mira. E questo qua ragazzotti era Setti, non continuiamo a guardare il video perché comunque abbiamo un sacco di persone da guardare oggi. Quindi andiamo con il prossimo campioncino. E al nono posto di oggi ragazzi, al nono posto troviamo penso il mio giocatore preferito di quest'anno per quanto riguarda le meccaniche. E sto ragazzi parlando di Noah Reilly. O Reilly, Reilly, Reilly. Vabbè, non flammatemi sotto nei commenti. Vabbè, avete capito insomma di chi si tratta. Ok ragazzi, guardiamo Noah Reilly come gioca durante questa nuova season. E lui, vi ricordo che è il re del piscontrol delle cose pazze. Gioca con la skin full bianca, così per dar fastidio. Ok, cioè, ragazzi, guardate, lui non dà 50-50 mai. Questo qua l'ha distrutto.
Un fenomeno, ragazzi. Norelli ce lo ricordiamo bene perché è un fenomeno. Che tra l'altro è giovanissimo, ha solo 16 anni ed è veramente fortissimo. Secondo me l'anno prossimo potrebbe essere il nuovo Tyson. Bella sta la serata. Entra dentro? Che succede? Ricarica la mitraglietta? Tutto scarico? Oh, guarda così. Tra l'altro droppa dove droppo io? Attenzione, non lo sapevo. No, facci sognare. Ah, così gli entra da maiale proprio. Pam incredibile, lo ammazza. Traccata incredibile. Boh, attraverso i muri tracca. Comunque bene male, ragazzi, le sue meccaniche le conoscete. Non ci soffermiamo più di tanto su di lui perché è un fenomeno. Vediamo solo questa kill e poi passiamo subito al prossimo giocatore di questa classifica. Shot così incredibile. Kono full boxato come un pierino. 100. Arriva l'altro. Con che velocità si è coperto sto ragazzo però. Oh, va avanti, va giù. Che succede? L'ha visto, l'ha missato e se lo porta a casa con un 51 in testa con la K. E quest'anno Norelli, ragazzi, ha fatto 4 primi posti, 8 secondi, 4 terzi e 3 quarti. Veramente ha fatto un sacco di secondi posti. Se riuscì a fare quel qualcosina in più, forse slittava nella classifica veramente di un sacco, perché comunque la classifica, adesso vi lascio censurati i nomi, ma guardate i punti, ragazzi, sono tutti vicini uno all'altro. Su questo passiamo all'ottavo giocatore di oggi, ragazzi, ed è un suo trio mate. Sto parlando di Rezonai. E questo qua, ragazzi, è Rezonai. Ci guardiamo il suo clip della nuova stagione. Guardatelo quanto è piccino. È un ragazzino, ha penso 15 anni, 14, è molto giovane. E adesso vediamo come se la cava. Eccolo qua, il buon Rezonai, che tra l'altro ha i tassi stranissimi. Vi ricordo che builda con FC, mouse, tassi veramente strani. Yeah, bro. Ma alziamo l'audio, bro, che non sento un cazzo, bro. Dead, bro. In the bomba, bro. Allora, andiamo avanti perché voglio vederlo fightare in box fight, build fight, quelle robe lì. Cazzatissimo. Ma sta mangiando una cicca mentre gioca? Boh, quindi se sclera... Oh. Ma una buona mira. Incredibile, hit ovunque. 111. 24-24, traccata. Si abbassa. Let's go! Fortissimo, ragazzi. Mamma mia, questo ragazzo è un fenomeno. 2-1, poverino l'ultimo. Eccolo qua, l'ha visto, infatti si è già disperato, si sta già ballando, ma a lui non ne frega un cazzo, se lo porta a casa. Ah, quindi se lo vuole clippare? Cosa sta facendo? No, vabbè, che maiale, ragazzi, sta clippando uno fermo. Non ci credo che lo fa. Ha missato tutto, alla fine. Assurdo. Questo qua, ragazzi, è Rezonai. Alzate un passo, ragazzi, senza perdere altro tempo. Andiamo velocissimi perché veramente, se no, questo video dura tantissimo. Troviamo Jennis, giocatore fortissimo, che abbia vinto PF in CS. E lui, che qualsiasi altro giocatore al mondo. Ma stai, resime, stai. Ma che pubblicità c'ho? Snoop Dogg che sta. Ma cosa sta venendo? Via. Eccolo qua. Ok, questo qua, ragazzi, è Jennis. Vediamo come gioca. Ma letteralmente due kill, a parte queste qua nell'intro. Ci guardiamo le sue prime due kill e poi andiamo avanti con i prossimi. Ok, no, però skippiamo lo start perché lo start è un po' inutile. Ok, andiamo, ragazzi, come fighta. Qua gli dà una zaccherata in testa, lo aspetta che va via, gli dà la scala e se lo porta a casa la Dynamo. GG. In questo momento, ragazzi, ha 3 kill, 32 giocatori rimasti con 9300 punti. Prossimo fight, vediamo questo fight, ragazzi, e poi andiamoci, sì, perché sennò veramente non ce la facciamo più. Scivolata, bella sta scivolata. Bello su shot, ha una buona mira. Ok, mamma mia, questo ragazzo non ci ha capito nulla. Un fenomeno. Velocissimo. Penso che la cosa migliore di questo ragazzo sia la mira, fa dei danni fuori di testa. E tra l'altro vi ricordo che Jennis, se non mi sbaglio, non vorrei dire una cazzata, ma mi sembra che è così, sia il ragazzo che ha vinto l'FNCS dopo che è venuto a mancare suo padre. Mi sembra che è lui. Guardate che mira, solidissimo, anche se il tipo non sapeva giocare. E al sesto posto troviamo ovviamente il compagno di merende degli ultimi 4 giocatori, anzi degli ultimi 3, Jennis, Rezonai e Norelli. E sto ovviamente, ragazzi, parlando di Vadeal, che quest'anno ha vinto 2 primi posti, 9 secondi. Non so come sia possibile che, a differenza di Jennis, che ne ha 20-11, sia leggermente sopra. Non so, Deal avrà fatto qualcosa di più. Ma chi lo sa? Chi lo sa? Nessuno. E 50? Ha detto SG o SMG? Perché se ha detto SG, ragazzi, mi ha chiamato. SMG. Vabbè. Fortissimo, ragazzi, va Deal, anche lui un fenomeno. Entra dentro così, ma senza la scala, proprio con... il timing perfetto, perché vi ricordo che, ragazzi, potete entrare nei muri dei nemici anche solo picconando senza la scala. Free bucks gratis, Trivia, ha ha ha. Ovviamente, ragazzi, voi non cliccate queste cose perché vi rubano tutto. Vai. Bello se miss, incredibile, anche i campioni missano allora. Entra dentro, nel chill. Il tipo ha uno di vita, ricarica la mitraglietta e va. Così. Questo qua, ragazzi, è la nuova season. Tu spari, i colpi entrano, le persone muoiono. Perfetto. Entra dentro. Oh, lo manda via così. Ah, proprio così, con la fiaccina. Non l'ha visto? Ok. Ah, sono in due. Vabbè, questo la porta a casa così. Questo lo hitta. Oh, l'ha full boxato? No, non l'ha full boxato, ma il tipo sotto, per assurdo, sembra forte. Vabbè, ragazzi, stiamo parlando comunque di Vadeal, il compagno di merende di Norelli. Il fenomeno. Ah, attenzione, è un miss. Regà, è di un altro livello lui. Ogni tanto mi fa dei miss, ma ci sta. Ha il pump scarico. E qua rischiava.
Se qual tipo fosse stato un pelino più forte, mamma mia. Comunque, Vadeal, ragazzi, è un fenomeno. Cioè, boh, riguardatevi sta clip un attimo. Fenomenale, tutte le cose che ha fatto, un fenomeno. E adesso, ragazzi, passiamo subito al quinto, quarto e terzo posto insieme in un batter balleno, perché così ce li andiamo a vedere subito uno dopo l'altro senza perdere altro tempo. E sto, ragazzi, parlando di Thomas HD, Kami e Hen, che è il giocatore che quest'anno, ragazzi, ha vinto più tornei. Gli ultimi due, adesso ve li farò vedere gli altri giocatori, però è quello che ha vinto più tornei, esattamente 12. Vamonos, ragazzi, questo qua è Thomas HD con un montage, è il primo giocatore che vediamo di oggi con un montage, quindi lo guardiamo un attimo velocemente. Come fighta, no, vecchio, sono armi vecchie queste, voglio clip nuove. No, non ha clip nuove. Vabbè, comunque, vediamolo un attimo come giocava nell'ultimo capitolo. Bello sto gameplay, finito così, senza perdere tempo proprio. Vediamo. Boh, questa rete non l'ho mai visto, è la prima volta che lo vedo. Fortissimo, ragazzi, il Thomas HD. Entra così, col cecchino, mongrelata, 203, un fenomeno. Boh, 203, l'uomo del 203, così anche quelli in aria. Vediamo se fa 203 anche a questo. Beh, fa paura. Mamma mia! Fortissimo. Basta, chiudo perché sennò mi deprimo. E questo qua, ragazzi, è il camista che il suo video si chiama il fast editor del mondo. Vediamo un attimo come fighta. Ci guardiamo letteralmente giusto due fight, perché sennò veramente non ce la facciamo con il tempo. Ok, è 1v2, vediamo se la claccia, sicuramente la claccia, però vediamo come fa. In questo momento, ragazzi, ha 100 di vita, vediamo come si cura. Ok, in questo momento scappa. Ok, l'ha visto. 32. Sale su. Ok. Ha fatto una call strana. Ok, lì non può buildare. Se lo mangia così, l'ha fregato. Perché lì non poteva. Mamma mia, che awareness che c'ha sto ragazzo. Mamma mia. Vabbè, giustamente è il quarto giocatore più forte d'Europa di quest'anno. Quindi comunque, se non è forte lui, chi è che è forte? Vabbè, abbiamo visto un clutch fortissimo. E adesso ci guardiamo Hen, perché vi ricordo che sto ragazzotto qua è arrivato terzo. Sì, è arrivato terzo. Stavo un attimo crashando. E tra l'altro lui è uno di quei giocatori che, a parer mio, è un po' assurdo, perché non ti aspetti che uno come lui riesca ad arrivare terzo. Sapevi che puoi accedere a 17.000 mercati con una sola piattaforma? No. Poi, ragazzi, guardiamoci Hen, letteralmente giusto due clip sue, vediamo cosa ci combina. Comunque, mamma mia, sto ragazzo, quanto è veloce anche lui. Ok, non so se non gioca con modifica rilascio, ragazzi, penso che abbia le dita più veloci del mondo, perché ha fatto un triple edit. Ok, ha una mira incredibile, giustamente, anche lui è un'awareness fortissima. Bello quel edit. Purtroppo quest'anno ovviamente non c'è nessun giocatore italiano nella classifica dei migliori 10. Il primo dovrebbe essere Baffo, che ho guardato prima, ed era al 106esimo posto, quindi comunque in Italia sì, abbiamo un Baffo che è fortissimo, però è al 106esimo posto in Europa. Ragazzi, che dire? N è fortissimo, l'abbiamo visto, un fenomeno. Ora direi di passare al secondo posto. E al secondo posto oggi troviamo Chapix con 11 tornei vinti, 4 secondi posti, 3 secondi posti, terzi posti e 6 quarti posti. Che schifo, che nabbo che sono giocatori Chapix. Però purtroppo c'è un piccolo problema, perché ragazzi, Chapix non carica video di nessun tipo. A Chapix non gli interessa fare video, quindi come l'anno scorso mi ricordo che non c'era nessun video. Anzi, questo forse era il video che ho visto l'anno scorso. Chapix, ragazzi, purtroppo non carica nulla. E signori e signori, rullo di tamburi. Al primo posto troviamo il fenomeno, il numero uno, con un distacco di ben 8.000 punti dal secondo, il buon Tyson. Tyson, il fenomeno. Eccolo qua, guardatelo con che broncio che ti guarda. Tra l'altro, guardiamo sugli ultimi tornei. Ok, Fortnite FNCS con Hen e Chapix. Trio Cash Cup con Hen e Chapix. Ok, ragazzi, vince anche le Cash Cup in America. Tyson non ha nessun video recente caricato, quindi ci guardiamo l'ultimo montage che ha caricato di ben 2 mesi fa, e ragazzi, cioè, è letteralmente un Creative Warrior, con l'unica differenza che in partita è un fenomeno, capisce tutto, ha una skill incredibile, è velocissimo a fare tutto quello che deve fare. Con lui, ragazzi, era Hen, quindi. Tra l'altro ricordo che ogni volta che in creativa questi pro player fanno le clip sono fatte contro altri pro player, ad esempio questo qua. Non l'ho visto chi era, ma immagino un fenomeno. Così, edit istantaneo, pam, zaccagnato in testa. 48, questo non ci ha capito nulla, se lo porta a casa così. Tyson, ragazzi, è un giocatore incredibile e ha dei tasti veramente stranissimi e sinceramente non ve li consiglio, perché secondo me Tyson non è forte per i suoi tasti. È un ragazzo portato per i videogiochi, è un fenomeno in tutto quello che fa. Cioè, guardate qua, ragazzi, quanto è forte. 170, incredibile, incredibile. Mamma mia, uccide tutti. Era lì che si è messo a ballare. Un fenomeno. Basta, che poi mi deprimo. Nulla, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Quindi mi raccomando, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo domani e buon anno, perché questo video, ragazzi, esce il primo dell'anno, sì, esatto. Quindi nulla, buon anno, buon 2022. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace se anche voi l'anno prossimo volete essere in questa lista. Se c'è tutto, bella!